Nulla da fare per un ottimo notaresco costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista del girone Matelica, che fa valere il fattore campo vincendo per 3-2 dopo aver subito la rimonta ospite. Davvero buona la prova della formazione del presidente Di Giovanni, punita da qualche errore dei singoli, ma capace di tenere testa alla formazione che sta dominando il campionato insieme al Cesena. Avvio di gara vivace con al quarto una conclusione dalla distanza di blando del notaresco parata da Avella. Passa qualche secondo e Liguori in area marchigiana tira quasi a botta sicura trovando la deviazione in angolo di un difensore matelicese. Al sesto arriva però il vantaggio locale, Franchi se ne va sulla destra e crossa centro area per Mattias Dorato, che quasi sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete per l'1-0 di casa. Doccia gelata per il rossoblù del presidente Salvatore Di Giovanni, che pure avevano avuto un approccio di gara positivo. Sotto di una rete la squadra ospite prova a reagire, trovando però di fronte un Matelica attento e che rischia di raddoppiare poi al 28esimo con Melandri, che in area allarga troppo il compasso mettendo il pallone a lato. Fa tanto possesso palla la formazione di Mirko Cudini, che va però a sbattere contro il muro difensivo biancorosso, che in un paio di occasioni si salva anche con l'aiuto della fortuna. Alla mezz'ora il capitano del Matelica Losicco, su punizione, chiama Monti alla respinta con i pugni, poi sul proseguimento dell'azione Bittaie va a segnare il gol del raddoppio, annullato però per fuorigioco da Caldera di Como. Il finale di tempo è poi amarissimo per la formazione abruzzese, con il raddoppio dei padroni di casa che arriva al 46esimo grazie ad una sfortunata autorete di Massetti, che spedisce la palla nella sua porta. Nella ripresa al secondo, progressione di Santiago Minella, che poi in area sbilanciato da un difensore spedisce il pallone fuori. Spingono gli ospiti con la pioggia, che però non agevola il compito di Moretti e compagni. La squadra di Tiozzo si difende e poi cerca di colpire in contropiede. Al quarto d'ora si rivede il Matelica con Dorato che di testa in area mette a lato. Al 21esimo ancora marchigiani insidiosi con Losicco, che costringe Monti ad una parata difficoltosa. Sul capovolgimento di fronte il notaresco trova il gol del meritato 2-1 con Cuccato che atterra in area Moretti e con Caldera di Como che vede il netto fallo del giocatore marchigiano indicando il dischetto. Dagli 11 metri Minella non sbaglia, riaprendo la gara. I rossoblu ora ci credono. Al 24esimo Cudini manda in campo Fabiani per la barba. Continua a spingere l'11 ospite alla ricerca del 2-2, che arriva puntuale al 33esimo con Bontà, che in scivolata sul secondo palo rimette la gara sui binari del 2-2. Entusiasmo nel settore ospite fra i 50 tifosi giunti da Notaresco e con il tecnico della formazione teramana, che dalla panchina invita i suoi ragazzi a mantenere alta la concentrazione. Il finale di gara è vibrante come prevedibile, e con Mozzoni in campo nel Notaresco per Minella al 39esimo. Al 42esimo brivido per gli ospiti su punizione di Losicco, con Monti che pasticcia mandando il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner mischia in area abruzzese e zampata vincente di Cuccato che fa 3-2. Davvero un peccato per il Notaresco, che poi ha a disposizione 5 minuti di recupero per tentare di acciuffare il 3-3 che sembra materializzarsi al 48esimo, quando su rovesciata splendida di Moretti Avella compie un vero e proprio miracolo che permette alla sua formazione di portare a casa il successo. Cudini, fa rabbia perdere partite così dopo aver recuperato in casa della capolista dal 2-0 e sul 3-2 aver avuto un'occasione con Moretti per pareggiarla di nuovo? Ma sicuramente sì, alla fine usciamo qua da Matelica con 0 punti, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo messo in difficoltà una squadra che ha qualità, che ha fisicità, che sa quello che vuole quando va in campo. Il rammarico maggiore è soprattutto essere andati sotto i 2-0 nel primo tempo, dove senza nulla togliere l'avversario il Matelica forse aveva creato poco per poter andare sotto più vantaggio. Su un campo dove aveva perso qualche settimana fa anche il Cesena, avete davvero offerto una prova maiuscola. Probabilmente da oggi c'è la consapevolezza che in questo campionato il Notaresco potrà dire la sua fino alla fine nelle zone alte della classifica. Questo non lo so, strada facendo vedremo dove possiamo arrivare. La nostra convinzione è quella di poter far bene. Abbiamo incontrato tutte le squadre che abbiamo incontrato fino adesso, abbiamo fatto sempre delle prestazioni discrete, ce la siamo giocate con tutti, però poi la realtà dei fatti è che se non limitiamo al massimo il tasso di errore individuale, spesso e volentieri paghiamo più di quello che dovremmo pagare. Sempre antipatico parlare dei singoli, peccato per quel mezzo errore
del portiere sulla punizione di Losicco, una punizione che probabilmente si poteva parare, e invece è arrivato il calcio d'angolo, poi la mischia e il gol di Cuccato. Sì, come ho detto prima, bisogna limitare al massimo, a prescindere bisogna dare anche il giusto tempo anche ai giovani, agli under che abbiamo a disposizione di poter, non dico commettere errori, ma di poter fare le proprie esperienze. Speriamo di farne meno possibile, però questo non intacca quella che è stata la prestazione e quello che è la fiducia nei ragazzi. Gli errori si fanno, si commettono, però dobbiamo cercare di commettere il meno possibile, questo sì. Abbiamo rischiato di pareggiarla, ma anche il primo tempo abbiamo dato il 2-0, cioè abbiamo trovato una squadra forte, ma noi abbiamo risposto con grande carattere. Come dice Allegri, non sempre si gioca un bel calcio, ma con carattere alcune volte si portano a casa grandi risultati, e di questo ho detto anche ai vostri colleghi, io devo veramente complimentare e ringraziare i miei ragazzi, perché oggi è stata chiaramente ma una grande vittoria di carattere di tutta la rosa, di tutti i miei ragazzi. È vero che sul 2-0 bastava avere un po' più attenzione, perché forse la portavamo al termine, poi quel rigore lì sulla nostra ingenuità ha creato un po' di paura, generato un po' di paura, e lì noi sapevamo che Moretti rientra sul destro, non l'abbiamo accompagnato, ma abbiamo fatto fallo. E sul 2-0 c'è stato un errore sulla sovrapposizione, perché poi Riccio non pressa nella palla e non accompagna mai anche l'uomo, perciò l'altro riesce a mettere un cross piuttosto facile. Riccio deve stare più vicino a Bittaie e così sarebbe stato più vicino al cross. Però poi voglio dire, Bugaro, i due neoentrati Bugaro e Cuccato hanno fatto il loro e lo hanno fatto benissimo, insomma, perché poi anche su altri calci da fermo abbiamo creato degli scompiglio e loro sono stati bravi. Cuccato è stato bravo a riscattarsi, questo sì.